Ciao Lorenzo, benvenuto su Spazio Tennis. Cos'è Ciao ragazzi. per Lorenzo Musetti il tennis? Il tennis per me oramai è vita, uguale, tennis uguale vita, perché comunque ogni giorno si gioca a tennis, ormai una volta era un divertimento, da più piccolo era un gioco, un divertimento, mentre adesso ovviamente quando diciamo, abbiamo incominciato a guadagnare, a avere uno stipendio, tra virgolette, è diventato un lavoro quotidiano, quindi si può definire la vita quotidiana, il tennis. Pensando alle tue prime esperienze, ai tuoi primi tornei, alle tue prime vittorie, come è cambiato il tuo rapporto con questo sport? Ma ripeto, prima era un divertimento, si girava i tornei, ma non si pensava nemmeno tanto al risultato, così. Adesso invece, se vinci un turno, magari guadagni dei soldi, guadagni dei punti e puoi scalare delle classifiche importanti come quella ATP, e quindi ovviamente c'è più impegno da parte mia e più un lavoro di responsabilità, perché comunque ti stai giocando il tuo futuro, la tua carriera. Come è trascorso le 2 giornate in quarantena? Mi sono ammazzato di lavoro fisico insieme a Giulio. Nelle videochiamate via Skype con il prof Petrignani e poi mi sono dilettato in qualcosa con mia mamma, con la cucina, ho cercato di fare qualche esperimento e poi tanto Netflix e ci siamo riposati alla fine. Il piatto che ti è venuto meglio in quarantena? Credo il tiramisù insieme ai miei genitori è venuto da Dio. Siamo al Tennis Club Todi 1971 dove questa avventura per te è cominciata con la serie A1, un successo cercato, voluto fortemente dal Park Tennis Club Genova. Per te che significato ha questo trionfo? Sì, assolutamente, sono felicissimo perché comunque è il mio primo scudetto. Gli altri ragazzi avevano già festeggiato 4 anni fa, lo scudetto del 2016, mi sembra, sempre contro il TC Italia in finale a Montecatini e io non c'ero ancora in squadra, quindi è una bella esperienza, una nuova sensazione perché comunque vincere in squadra poi in un circolo dove sono cresciuto. Credo sia ancora più bello e condividere questa cosa con la mia famiglia e fare il regalo di compleanno a mio babbo, perché comunque il giorno dopo era il suo compleanno. E niente, devo dire che è un trofeo che si aggiunge alla mia carriera, quindi speriamo di ripetere poi il prossimo anno. E aver condiviso un'avventura come la Serie A, sia come compagni sia come avversari, con giocatori più grandi, più forti di te, con classifica migliore della tua, quanto ti può arricchire in questa fase della tua carriera? Ma sicuramente tantissimo, perché comunque vedere l'umiltà di Pablo, di Simone, che sono stati top 30 e tutte e due con una carriera fantastica, venire ancora a Todi a 40 gradi sotto il sole e farsi un mazzo così tutti i giorni, di sicuro ti fa pensare, almeno a me, mi stimola tantissimo per la mia carriera e per il mio futuro di lavorare ogni giorno al meglio. Qui abbiamo Giulio Zeppieri, al tuo fianco che sta scrutando questa Sta dando intervista, fastidio, come come sempre. sempre, e ci leghiamo a lui per fare invece un'analisi degli altri italiani, voi che siete i più giovani, che vi affacciate al tennis professionistico. Il vostro obiettivo è creare un gruppetto come i vari Bolelli, Fognini, adesso Berrettini, Sonego e tutti gli altri che sono in top 100 stabilmente e se la giocano quasi ogni torneo per vincerlo. Sì, assolutamente. Cercare di portare su il gruppo degli juniores, come io e Giulio abbiamo fatto veramente gli ultimi 3 anni, li abbiamo passati veramente insieme con la carriera juniores, abbiamo fatto praticamente tutte le settimane insieme, facevamo gli stessi tornei, giocavamo spesso il doppio. Questo non è stato un bene per te, Non è comunque. stato un bene per la mia crescita, no, però a parte gli scherzi anche con Flavio, con Matteo, sono tanti ragazzi come Luca, Nardi. Tanti ragazzi giovani che stanno facendo molto bene, quindi credo sia molto bello crescere insieme e cercare di portare su il gruppo italiano dei giovani per sostituire poi prima o poi gli altri. Ma oggi Lorenzo Musetti si sente ancora l'under 18 con 30
tanti match da disputare a livello professionistico, con tante esperienze ancora da fare, quasi un outsider, oppure si sente il numero 284 ATP, come dice la classifica, che già sa stare in questo tipo di circuito e che ha un po' più di responsabilità, se vogliamo? Ma sicuramente non mi sento un outsider, perché ho avuto il mio anno di esperienze, l'ho fatto, non posso dire che questi siano i miei primi challenger. L'anno scorso ho giocato tanti challenger, quest'anno ho avuto la possibilità di giocare uno slam in quali, quindi riuscire a qualificarmi in un ATP come Dubai. Devo dire che le mie esperienze a livello professionistico le ho fatte, quindi adesso mi sento più dentro al circuito, però spero ovviamente di... il mio miglior risultato è le semi a un challenger, quindi spero di migliorarlo e magari, perché no, di vincerne uno. E questi risultati ti hanno portato ad un'attenzione mediatica tutt'altro che banale, ma sbagliamo a dire che comunque la vivi con serenità, perché non è per nulla scontato questo? No, andando avanti nella carriera juniores, così, sono stati tanti palcoscenici importanti, come l'Australian Open, il discorso dopo la finale, forse ero più teso della partita, perché comunque era in inglese, e conferenze stampe così abbastanza importanti, che c'è della pressione anche dal punto di vista mediatico, però dai, me la so cavare, quindi adesso, poi con Giulio Zeppieri che sta qua tutto il tempo, è ancora più difficile, però dai, sta andando bene. Proviamo ad andare avanti, tornando al compleanno di tuo papà che hai citato in precedenza, e ci leghiamo a quello per parlare invece di quello che è un tuo secondo papà, Simone Tartarini, il tuo allenatore. È giusto definirlo secondo papà? Sì, assolutamente. Ormai conviviamo da quando, adesso da poco ho preso residenza a Monte Carlo, adesso veramente conviviamo proprio nello stesso appartamento, e devo dire che è sicuramente una mia figura importantissima nel discorso familiare, nel discorso familiare, nel discorso soprattutto nell'ambito tennistico, e praticamente convivo con lui, quindi sto più giorni con lui che con i miei genitori, quindi diciamo che me la insegna lui, l'educazione tra virgolette, e sì, assolutamente, mi ha preso da quando avevo 9 anni, adesso ne ho 18, quindi spero di finire la carriera assolutamente con lui, come può avere Matteo con Vincenzo o Seppi con Sartori. Più volte ti ho chiesto quali sono i tuoi obiettivi, quali tornei sogni di vincere, stavolta ti chiedo, visto che siamo in periodo di Olimpiadi, speriamo che fra un anno, se tutto va bene, ci sia l'edizione di Tokyo, ci hai mai pensato? So che a livello junior hai avuto un'esperienza simile, come vedi le Olimpiadi? Ma sinceramente nel tennis forse non è l'evento principale, preferirei magari vincere uno slam che le Olimpiadi, però ho avuto la possibilità di giocare quelle juniores in Argentina, anche se non sono andate benissimo. Ci siamo divertiti io e Elisabetta, abbiamo giocato il nostro primo doppio misto e sinceramente ci siamo molto divertiti. Poi il villaggio olimpico molto bello, eccetera eccetera, però sinceramente giocare per il mio paese è sempre, sempre orgoglioso e mi farebbe molto piacere, quindi speriamo in un futuro di riuscire a qualificarsi per le Olimpiadi. Dove vorresti essere, tennisticamente parlando, fra un anno? Ma io tra un anno cercherei di entrare in tutti gli slam, perché comunque sono tornei che ti fanno crescere, ti fanno ragionare, hai la possibilità di giocare con giocatori più forti di te, con i giocatori al vertice, quindi credo sia fondamentale, poi sia per un discorso di punti che di guadagno, riuscire a entrare in tutti i tabelloni in quali degli slam sarebbe fondamentale. L'ultima, dove speri di essere invece fra 5 anni? Le ATP Finals, dovunque si faccia. Anche se sicuro non è cosa facile, però è un sogno e qua a Todi lo posso dire. Così almeno poi, se tra 5 anni sarò lì, tu me lo confermerai, che l'avevo detto qua a Todi. Grazie Lorenzo. Grazie a voi.